Prosegue il filo conduttore di sponsorizzazione tra Oriora e Pistoia Basket, non sarà più Oriora ma sarà Zen, come vediamo qui alle mie spalle, Zen che rinnova quindi anche per la prossima stagione la sponsorizzazione, non sarà più main sponsor ma avrà comunque il nome sulla maglia. Hai fatto un intervento nella conferenza non tanto come presidente ma come imprenditore, grande coraggio dell'azienda. Assolutamente sì, in un momento come questo fare un investimento di questo genere è veramente, veramente coraggioso. Onore a Roberto Generini e a Davide Lucchetti che hanno creduto nella propria azienda e hanno fatto un'operazione di questo genere, un'operazione che alla fine darà lustro anche alla città di Pistoia. La novità è che Davide Lucchetti, legale rappresentante di Max Italia Service, entrerà nel consiglio d'amministrazione del Pistoia Basket. Sei un ambizioso, Max Italia azienda ambiziosa, Zen rinnova per un anno, c'è voglia di continuare questo percorso con il Pistoia Basket? Certamente c'è voglia di continuare il percorso del Pistoia Basket, c'è voglia di sperare, anzi c'è la speranza che Zen dia risultati che tutti ci si aspetta da anni e che al momento del risultato sul mercato ci possa essere anche un risultato sportivo. Il nostro impegno si fortifica in questo momento perché al di là del sostegno a livello di sponsor nei confronti del Pistoia Basket c'è anche un sostegno a livello personale andando a ricoprire dei ruoli che comunque possono continuare a far crescere questo progetto. In conferenza hai parlato di lavori pubblici, previsioni più ottimistiche, i lavori vanno avanti sia per un eventuale ritorno agli allenamenti sia per una ripresa dell'attività agonistica. Sì, è difficile fare previsioni, stiamo lavorando a testa bassa, i nostri tecnici, i nostri uffici, intanto per fare quella parte di antincendio che permetta di tornare a allenarsi alla prima squadra dentro il palazzetto e anche alle giovanili, per poi terminarli contestualmente anche alle verifiche sismiche e statiche e alla messa in sicurezza della parte esterna del palazzetto. Ripeto, l'obiettivo sarebbe far giocare la seconda parte del campionato, ma non sono in grado di dirlo, di dare date, perché appunto i lavori si evolvono di giorno in giorno e possono subire ritardi, però posso solo assicurare che stiamo lavorando a testa bassa. Unione, determinazione e...